Faccio eco, seguito un sequestro di beni 300.000 euro nei confronti di un pregiudicato. Gibellina, allaccio abusivo alla rete pubblica per un pensionato, scatta l'arresto per furto aggravato. Mazzara, mancanza d'acqua nelle case, monta di nuovo la protesta dei cittadini. Salemi, operai al lavoro per consentire la pulizia del canale San Giacomo. Calcio, colpo di scena nel Mazzara, Emanuele Domenicali non è più il tecnico dei Canarini. Benvenuti al TG Vallo, prima pagina. Guardia di Finanza e Carabinieri hanno eseguito un sequestro beni 300.000 euro nei confronti di un pregiudicato di Paceco. I particolari nel servizio. Un sequestro di beni del valore di 300.000 euro è stato eseguito dai finanzieri e dai carabinieri di Trapani nei confronti di un pregiudicato di Paceco. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale Trapanese su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo nei confronti dell'uomo che ha alle spalle svariati precedenti penali per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e contrabbando di tabacco lavorato estero. Gli accertamenti delle forze dell'ordine hanno messo in evidenza la sproporzione tra gli esigui redditi dichiarati dal nucleo familiare dell'uomo e gli incrementi patrimoniali acquisiti nel periodo di riferimento delle indagini, nonché la disponibilità indiretta di beni immobili e mobili. Il Tribunale di Trapani quindi ha emesso un decreto d'urgenza con il quale ha disposto nel dettaglio il sequestro di due immobili ubicati a Paceco, 11 veicoli, due conti correnti e quote sociali per un valore di 300.000 euro. Con l'accusa di furto aggravato, i carabinieri di Gibellina hanno arrestato un 62enne. L'arresto è scattato durante alcuni controlli eseguiti dai militari dell'arma assieme ai tecnici della società di distribuzione di energia elettrica presso alcune abitazioni. I carabinieri all'interno della casa dell'uomo, un pensionato, hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete pubblica con la manomissione del contatore. Sono in corso di quantificazione i danni del furto di energia. L'arresto è stato convalidato dall'autorità giudiziaria senza l'emissione di alcuna misura nei confronti dell'uomo. Aprirà nei prossimi giorni a Mazzara il nuovo parcheggio in Piazza dei Quinci. C'è preoccupazione però per la presenza dei parcheggiatori abusivi. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Mazzara, Salvatore Quinci. Sentiamo. Alcune lamentele, anzi tante lamentele sulla presenza di abusivi nel nuovo parcheggio comunale. Ma quell'area è sempre stata oggetto di, come dire, controllo irregolare da parte degli abusivi. Come si fa a risolvere questo problema? Non certo con le telecamere, quelli non interessa niente, dopo che riprendi questi soggetti con le telecamere non fai nulla. Non certo con il controllo, perché non si può tenere una pattuglia lì 24 ore al giorno, specialmente nel weekend, no? Ma anche di mattina nei feriali. L'unico modo per risolvere è realizzare un parcheggio completamente automatizzato che sta per essere consegnato al comune. Finalmente, dopo anni e anni che se ne parlava, noi avremo un parcheggio totalmente automatizzato in Piazzale Quinci. Quando questo parcheggio arriverà non ci sarà più posto per gli abusivi. Perfetto. Ed è un parcheggio che avrà una tariffa davvero agevolata. Abbiamo deliberato in giunta di realizzare una tariffa come nel grande parcheggio che c'è a Trapani in Piazza Vittorio, di 10 centesimi l'ora e 20 centesimi l'ora nei weekend. Quindi una tariffa davvero agevolata che consentirà a tutti di fruire di questo parcheggio. In questo momento, fin quando quel cantiere rimane così, non coperto da nessuno, ci sono delle difficoltà. Noi abbiamo mandato una pattuglia l'ultimo weekend, ma poi se c'è un incidente questa si deve spostare e quel territorio rimane senza controllo. Né è pensabile poterlo presidiare 24 ore al giorno, così come altri punti critici della città, perché non abbiamo il personale. Il tema è sempre lo stesso, non è che non ci sono i problemi, il tema è che siamo un comune povero in un territorio dove abbiamo 80 milioni di crediti tributari che i cittadini mazzaresi non pagano
e poi sono gli stessi cittadini che però poi vogliono i servizi. E su questo, è su questo che dovremmo interrogarci. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Circa 12 milioni di euro arrivano nelle casse di 3.473 imprese siciliane suddivise per 17 GAL sotto forma di contributi a fondo perduto previsti dal bonus Sicilia. Il Dipartimento regionale delle attività produttive ha autorizzato la liquidazione della somma complessiva di 4.953.000 euro per 1.451 imprese, mentre lo scorso 13 luglio il Dipartimento aveva autorizzato l'erogazione del bonus a 2022 imprese per un importo di 6.810.000 euro. Il Comune di Trapani ha reso noto che sono state attivate le procedure per l'erogazione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2022-2023. Beneficiari dell'intervento sono gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. L'istanza di partecipazione dovrà essere presentata presso l'istituzione scolastica frequentata entro il prossimo 14 ottobre, utilizzando lo schema di domanda allegato al sito corredato dai documenti richiesti. Parliamo adesso di emergenza acqua. Mazara, il gruppo Facebook Mazara Asciutta, scrive al sindaco Quinci. Sentiamo. Il gruppo Facebook Mazara Asciutta, attraverso il Comitato Cittadino per la tutela delle risorse idriche e ambientali del territorio di Mazara, ha scritto al sindaco Quinci denunciando la mancata erogazione dell'acqua potabile nelle case. Come si può continuare a vivere in questa situazione? Si legge nella nota del gruppo social. Ci sono bambini, anziani e disabili che hanno necessità di igiene personale più volte al giorno e che rischiano grosso perché è a repentaglio la loro salute. Oppure quelle persone che dopo un giorno di duro lavoro, magari sotto il sole, tornando a casa non possono semplicemente fare una doccia. Pensi che ad un bambino viene negato di andare al mare perché al ritorno a casa non può consentirsi una doccia ed è alquanto vergognoso chiedere a parenti o conoscenti di poter usufruire del loro bagno, soprattutto in questo periodo di alta contagiosità del Covid. Il gruppo social fa poi riferimento a tutti coloro che chiedono il servizio autobotte comunale ma devono aspettare non meno di 48 ore prima di poter avere soddisfatto il bisogno di acqua, a tutti coloro che chiamano l'ufficio acquedotto e vengono presi in giro con scuse accampate solo per tenere a bada la rabbia e la frustrazione che monta sempre di più. Ci sono cittadini che necessitano di acqua subito e devono richiedere l'autobotte privata mentre non possono sostenerne la spesa. Il gruppo Facebook Mazara Asciutta chiede al sindaco Quinci di visionare la pagina social per leggere le continue richieste di aiuto dei suoi concittadini ormai molto arrabbiati. E sull'emergenza acqua potabile a Mazara sentiamo il sindaco Quinci. Il problema della mancanza d'acqua in alcune zone della nostra città, tante lamentele, anche lamentele ufficiali, una mancanza d'acqua che metterebbe a rischio la stagione turistica di Mazara del Vallo. E io devo dire che tanto ho interpellato gli uffici per farmi avere dei dati ufficiali riguardo a eventuali guasti o carenze di erogazioni. Noi sappiamo bene che la nostra rete idrica è una rete idrica che ormai è fatiscente ed è a fallimento. Io devo dire che non ho particolari segnalazioni, addirittura parlare di stagione turistica in crisi per mancanza d'acqua, non ho elementi che mi forniscono questa cosa, ho letto di qualche segnalazione puntuale di singole questioni. In questo momento il Comune eroga acqua con regolarità, finora non ci sono stati dei guasti segnalati, così come per esempio per la stagione scorsa. Adesso
indico una riunione urgente con gli uffici tecnici alla quale parteciperò personalmente per capire un poco se arrivano segnalazioni al comune e da quali zone arrivano. Però parlare di stagione turistica messa a rischio per la mancanza d'acqua lo trovo assolutamente demotivato. Gli hotel di Mazara che ricevono centinaia e centinaia di turisti hanno l'acqua con regolarità. Le varie strutture di case vacanze o bed and breakfast ricevono l'acqua con regolarità. Adesso verificheremo se invece ci sono delle situazioni puntuali, c'è dei cittadini, delle famiglie che magari sono in zone dove a causa di una rete che non consente un'adeguata erogazione e una pressione adeguata, magari stanno soffrendo. Ecco, a queste occorre dare un servizio di assistenza con gli autobotti comunali che sia funzionale ed efficiente. Su questo è chiaro che dobbiamo implementare. Io ho fatto una direttiva, ma già l'anno scorso, per cui nel periodo estivo devono circolare ben più di un autobotte disponibile che abbiamo, perché sicuramente l'esigenza è maggiore. Ma ci sono la maggior parte dei quartieri che hanno l'acqua con regolarità. Oggi il tema dell'acqua è un tema davvero impegnativo e complicato, perché scontiamo l'assenza di una rete idrica funzionale. Oggi i temi sono due, il primo è questo, il secondo è quello dell'acqua potabile. A fine mese avremo il progetto esecutivo del potabilizzatore per questo problema che esiste da 15 anni, poi andremo a gara, abbiamo trovato le risorse e speriamo di risolverlo presto. Il mercato Campagna Amica, gestito a Marsala dalla Coldiretti, sarà fruibile ogni giovedì anche nell'area antistante al parcheggio comunale in zona Signorino. Ieri la giornata inaugurale, la presenza del sindaco Grillo, del presidente Coldiretti provinciale Antonio Rallo. L'iniziativa proposta alla Coldiretti è stata da noi condivisa ed apprezzata, tenuto conto che valorizza le nostre produzioni e i nostri agricoltori, ha dichiarato il sindaco Grillo. Spero ne possano fruire pure tanti villeggianti e turisti che per ora affollano anche questo versante balneare. Così, mentre il mercato Campagna Amica continuerà a essere operativo nel centro urbano nella giornata di sabato, il giovedì sia di mattina che di pomeriggio le tipicità nostrane si potranno anche acquistare nello spazio in prossimità del parcheggio Signorino, ha proseguito il primo cittadino marsalese. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo, terza pagina. Operai al lavoro in questi giorni a Salemi per la pulizia del canale San Giacomo, il canale di proprietà del Genio Civile di Trapani, con il quale il Comune di Salemi ha raggiunto un'intesa per l'esecuzione dei lavori. La pulizia del canale consentirà la messa in sicurezza di tutta la zona di nuova espansione degli impianti sportivi e del depuratore attivo in vista delle piogge invernali. L'impegno di spesa per il Comune di Salemi è di 50.000 euro. I lavori sono stati assegnati alla Castelli Giovanni. La programmazione è alla base di questo intervento, spiegano il sindaco di Salemi Domenico Venuti e l'assessore ai lavori pubblici Calogero Angelo. Il canale San Giacomo si trova in un punto nevralgico del nuovo centro. La prevenzione è quindi fondamentale per affrontare con maggiore serenità la stagione invernale che porta con sé temporali sempre più intensi e il conseguente rischio inondazioni. Cambio ai vertici regionali e provinciali dell'Associazione Italiana Sommelier per la provincia di Trapani è stato riconfermato con 53 voti su 64 votanti il sommelier Alessandro Sciacca, eletto consigliere regionale. Sciacca, commercialista del territorio, avrà il compito di coadiuvare la presidenza regionale presieduta dal nuovo eletto Francesco Baldacchino nella definizione e implementazione di programmi atti a sensibilizzare l'interesse verso un settore in continua ascesa. Per
per investitura diretta del presidente regionale Baldacchino, il delegato provinciale Trapani sarà il neo sommelier Giuseppe Vultaggio. Una stagione estiva ricca di attività, quella che l'ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria ha avviato già nel mese di maggio con il convegno internazionale dedicato agli impollinatori che ha portato alla firma della dichiarazione di Pantelleria a tutela delle api selvatiche. A seguire diverse sono state le iniziative culturali e sociali che si sono susseguite. Contemporaneamente l'ente ha realizzato azioni volte alla manutenzione, tutela e valorizzazione del territorio attraverso il supporto di neo realtà socio-economiche che impegnano soprattutto i giovani della comunità pantesca. Ed ora alcune note di sport. La società del Mazara Calcio ieri pomeriggio ha comunicato che per motivi familiari Emanuele Domenicali non potrà guidare la squadra giallo-blu nel prossimo campionato di eccellenza. La società comunicherà nelle prossime ore il nome del nuovo allenatore e ulteriori novità. La SD Futsal Mazara 2020 ha invece ufficializzato la permanenza in giallo-blu del giovane giocatore Vincenzo Falco, originario di Mazara classe 2004. Falco ha fatto il suo esordio nel mondo del futsal lo scorso anno proprio con la divisa giallo-blu. E con lo sport è tutto, vi lascio alla programmazione in onda sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito, arrivederci.